Ciao a tutti, amori miei, ben ritrovati come sempre nella mia cucinetta piccoletta, piccoletta, ma piano d'amore. Oggi abbiamo pure SpongeBob, vedete, mio figlio mi ha messo la compagnia. Oggi andiamo a fare il lesso di manzo, ma attenzione, il lesso di manzo può essere benissimo un lesso di carne, potete mettere maiale, porno, manzo, tutte e tre insieme, come volete. Io oggi farò quello di manzo. La differenza tra lesso e bollito: il lesso si parte da acqua fredda e otterrete, è il metodo per ottenere un brodo della Madonna. Il bollito si parte con la soffrittura, io lo faccio con la soffrittura, con acqua calda, e si parte via, così che la carne si sigilla le pareti della carne e rimanga super, il gusto rimane dentro la carne e avrete un buon brodo, ma una carne della Madonna. Il lesso invece rilascia tutto quello che c'è, la carne rilascia tutto il buono che ha all'acqua per ottenere appunto un brodo della signora Maria. Andiamo a vedere come faccio il mio lesso. Allora iniziamo in maniera molto semplice, mettiamo olio extravergine, ovviamente non deve essere tanto, metto una bella verza, bella, no, una intera, prendo una verzina piccolina e la taglio così. Poi ci metto il sedano, sempre già privo dei filamenti fastidiosi, una bella carotona, così. Poi metto due chiodi di garofano, metto due o tre foglie di alloro, lo facciamo bello saporito. Il porro, a me piace tantissimo tagliarlo e poi dividerlo così. Lo so che poi si fa in acqua, ma è la fissa mia, ma che ce devo fare? Sono ossessivo compulsivo. Adesso pepe ci deve essere per forza. Andiamo a mettere anche il sale, che brodo senza sale se può sentire. Infine il protagonista, il nostro manzo. I pezzi per il lesso basta chiedergli al vostro macellaio e lui saprà sicuramente consigliarvi. Adesso mettiamo acqua fredda, non si fa soffritto, non si fa niente. Quindi questa è la differenza tra un bollito e un lesso, che il bollito si fa con acqua già calda, quindi si parte e si ferma lo shock termico, ferma tutte le fibre della carne, si chiude e avrete una carne davvero speciale al bollito. Mentre il lesso, diciamo che si perde un po' più del sapore della carne, ma ci si guadagna avendo poi un risultato del brodo molto molto meglio del bollito. Quindi lesso, brodo della Madonna, bollito, carne della Madonna, ma è comunque buono. Si va sul fuoco, si accende la fiamma, si porta ad ebollizione e dopo che è iniziato a bollire io lo lascio anche un'ora e mezza. Allora si parte con fiamma media, medio alta, ma quando inizia a prendere il bollore si abbassa la fiamma e deve sobbollire così come vedete adesso, ok? Quindi deve sì sobbollire, non bollire a palla, quindi piano piano, una bella oretta, oretta e mezza e stiamo da paura. Allora dopo un'ora e mezza da inizio bollore spengo il fuoco. Il brodo è superlativo, è spettacolare, la carne è morbidissima, ha dato tutto quello che poteva dare al nostro brodo, in più ci sono i vegetali da non sottovalutare. Ragazzi, con questo brodo qui farete un figurone per qualsiasi occasione. Allora, come avete visto, il lesso è pronto, la carne lessa è pronta, la potete mettere a parte, la potete accompagnare la carne con una bella salsina verde. Che consiste la salsa verde? Prendete tutto ciò che è verde, prezzemolo, basilico, anche il rosmarino tritato, tritatissimo bene, con un po' di aglio, limone, scorza di limone e un pochino di olio. Fate questa salsina da accompagno alla carne e avrete un secondo veramente veramente sano, buono, saporitissimo. Con il brodo potete fare
tutto quello che volete. Potete frullare tutte le verdure che stanno dentro o lasciarle a pezzettoni. A me personalmente piace lasciarle a pezzettoni. Potete fare la pastina in brodo, pasta fresca, i quadrucci, i tortellini, la stracciatella. Si possono fare mille cose o addirittura condire altre ricette, fare un risotto e allungarlo con questo brodo qui, cucinarlo con questo brodo, avrete un risotto a 5 stelle. Il Lesso, signori miei, è il top della cucina italiana, così come il brodo di pollo, il brodo di carne, il bollito, tutto quello che è brodo nella mia cucina ci deve essere ed è sacrosanto e merita rispetto. Ci vediamo alla prossima ricetta, fatemi sapere se avete qualche dubbio, io sono sempre qui. Mua!